Bentrovati, nuova puntata di Comune 4.0, quest'oggi all'attenzione sul comune di Castellabate e abbiamo ospite il consigliere di minoranza Marco Rizzo, nonché presidente neoeletto del distretto turistico Cilento Blu. Con Marco parleremo appunto di questa nomina, delle attività turistiche e dei vantaggi che ci saranno nel prossimo futuro con i distretti turistici. Parleremo naturalmente delle prossime elezioni che si svolgeranno probabilmente a marzo 2021 nel comune di Castellabate, e dunque elezioni amministrative dove si eleggerà appunto il nuovo sindaco, e parleremo anche di attività di emergenza Covid e la valutazione da parte sua dell'operato amministrativo appunto nella città di Castellabate. Marco, Sì, innanzitutto grazie per l'invito e quindi ho subito accettato, come hai visto, quindi un ringraziamento a te e a tutto lo staff, l'organizzazione e a tutti quanti ci seguiranno questa sera e tutte le sere che seguiranno il programma. Quindi. No, niente, per quanto riguarda il discorso comunale, tu sai, diciamo che ancora siamo in fase molto embrionale, ritengo, quindi sono tutte cose che si stanno ragionando così, ma senza come dire, una certezza ancora, perché ancora c'è da fare tutta una serie di lavoro. Quindi io quello che auspico chiaramente è che noi come gruppo di minoranza facciamo una squadra di competenze, una squadra di persone che vogliono veramente impegnarsi per il territorio. Quindi chiaramente da lì partiamo. Quindi partiamo dal gruppo di minoranza, da allargare chiaramente a tutti gli altri che vorranno farne parte. Chiaramente persone, ripeto, già di esperienza, casomai, che abbiano, insomma, dire, un bagaglio già di loro, quindi che possono dare una grande mano. Chiaramente poi nell'ambito di questa squadra noi dovremmo trovare il giusto equilibrio per far sì che da lì esca il sindaco. Quindi io non è che dico io sono già candidato sindaco a prescindere, quindi dire, le situazioni sono aperte, quindi ognuno potrà avere la sua aspirazione, ovviamente. Però io dico, con i giusti ruoli, con le giuste competenze, con le giuste, come dire, rappresentanze, ognuno può avere la sua, come dire, soddisfazione e gratificazione in tutto ciò che si andrà a fare. Quindi io sono, come dire, fiducioso che alla fine un equilibrio si andrà a trovare, insomma, perché noi abbiamo fatto 5 anni opposizione in una maniera, come dire, seria, ritengo seria, precisa, quindi sugli argomenti importanti. Non abbiamo fatto quelle solite, diciamo, opposizioni sterili. Insomma, io vengo ancora da altri 5 anni prima, tu sai, ero capogruppo precedentemente, quindi dal 2011 che mi vedeva candidato sindaco quando Costabile Spinelli è stato eletto per la prima volta, e quindi abbiamo un'esperienza già, come dire, di opposizione abbastanza seria. Quindi da lì adesso dovremmo dare un nostro contributo fattivo effettivamente all'amministrazione, perché credo che ci sono le condizioni per fare tutto ciò, sinceramente. E poi grazie per l'augurio per il nuovo incarico che ho avuto da pochi giorni, come tu sicuramente saprai. Quindi sono stato eletto presidente del distretto Cilento Blu, che raggruppa 10 comuni della costiera cilentana, che parte da Capaccio fino a Camerota. Quindi è uno strumento, diciamo, abbastanza importante, perché costituisce tutta una serie di vantaggi per il territorio. Quindi io adesso proprio quello sto studiando un poco la normativa che prevede certe cose, quindi organizzare l'ufficio. Quindi sto già lavorando, sono al lavoro per far sì che questo strumento venga, come dire, sfruttato al massimo, perché tieni presente che adesso i distretti, pur essendo già costituiti, non hanno svolto un lavoro già concreto. Quindi siamo nella fase di inizio, diciamo così, tra virgolette, perché ancora non c'è stato ancora l'assestamento tra i vari distretti. Tenuto conto che in Campania ve ne sono ben 24, e nella provincia ne sono 7, quindi è tutto un coordinamento abbastanza complesso. Però ritengo che da gennaio la regione Campania vorrà partire proprio con il tavolo di partenariato, perché tu sai, ci saranno i fondi regionali, i FERS, col fondo di coesione, quindi i distretti saranno proprio i gestori diretti di questi fondi, però per far sì che dalla regione passi direttamente ai territori i benefici e le risorse. Quindi c'è molto da lavorare. Io sto studiando un po' tutta la normativa, devo dirti la verità, insomma, è una cosa molto molto bella, insomma, come situazione. Immagino, Sì. Marco, che è abbastanza complessa, pure perché
dovrebbero sostituire, se non vado errato, gli ex EPT, giusto? Gli enti provinciali per il turismo, o sbaglio? Non proprio, nel senso che gli enti provinciali facevano promozione, diciamo, del territorio, invece il distretto tiene presente uno strumento, è un ente, diciamo, intermedio tra gli enti locali e la regione, quindi è un ente vero e proprio alla fine, perché nel momento in cui si organizza l'ufficio di governo, che è presieduto dal prefetto, poi ci sarà un rappresentante della regione, un rappresentante della provincia e un rappresentante dei vari comuni che faranno parte, diciamo, dei distretti. Quindi è un ente che, voglio dire, che potrà programmare, potrà erogare finanziamenti. I comuni che ne fanno parte, quindi le imprese aderenti, le imprese turistiche, ricettive, commerciali, eccetera, che saranno aderenti a questo distretto, avranno una serie di benefici, perché noi, tieni conto, abbiamo la zona a burocrazia zero, la prima cosa importante, perché un imprenditore che fa una pratica al distretto, entro 30 giorni avrà la risposta, sì o no avrà la risposta, e se non sarà data la risposta entro 30 giorni sarà positiva, e questo è un grande, grande vantaggio, come tu puoi immaginare ai tempi di oggi. Quindi, e poi ci sarà un'agevolazione fiscale, tributaria, perché il distretto interfaccerà direttamente con gli enti locali, qui si andrà a discutere dei tributi locali riguardo alle imprese produttive, quindi sarà discorso IMU, TARSU, ci sarà una serie di vantaggi che porteranno benefici sicuramente al mondo produttivo, quindi al settore produttivo. E poi ci potrà essere anche la programmazione turistica. Infatti, io già sto immaginando dei progetti, adesso domani ho altri incontri con associazioni del territorio, eccetera, quindi stiamo già mettendo su una serie di idee e progetti, potremmo, come dire, candidare ai prossimi finanziamenti regionali, che vede tutto il territorio, come dire, integrato. Quindi noi dobbiamo interagire con i vari enti locali, con tutto ciò che ripete il mondo produttivo e tutti gli attori che fanno parte, che fanno turismo veramente. Quindi è da lì partire per fare determinate cose. Quindi ci sono dei progetti, sto immaginando, ad esempio, giusto per dirne una, un progetto che vede integrati tutto il recupero delle torri costiere. Ad esempio, noi abbiamo un territorio che costituisce veramente una bellezza naturale, storica, che è unica, si può dire. Quindi il recupero delle torri costiere da Capaccio fino a Camerota, fare un percorso culturale, un percorso proprio culturale che vede valorizzate e recuperate queste torri, casomai. Dico per dire una cosa che adesso può sembrare così, però sono progetti che noi possiamo, come dire, realizzare con il distretto turistico. E questo è un fatto molto, molto importante, perché c'è un ente che, voglio dire, racchiude tutte le istanze del territorio, le fa proprie e le porta direttamente sul territorio come promozione, valorizzazione. Quindi chiaramente dovremmo pensare a progetti che vadano a destagionalizzare un po' il periodo, perché tu sai, tolti i 4-5 mesi di piena, diciamo, che abbiamo sulla costa, poi abbiamo difficoltà durante il periodo più tranquillo. Quindi fare discorsi di questo tipo qua, che, voglio dire, portano soltanto benefici. Questa è la cosa sulla quale noi stiamo già lavorando, quindi io sono già stato in contatto con il coordinamento regionale, a breve faremo delle riunioni di coordinamento proprio per cominciare a partire concretamente, quindi su quello che è il progetto, insomma, che rappresenta i distretti. È una grande occasione, ritengo sia una grande occasione, veramente. Bene, Sì. volevo analizzare con te, Marco. Tu sei stato anche candidato come consigliere regionale nelle scorse elezioni regionali, appunto, estive in un certo senso, sì. Era il 20 di settembre, mi sembra, 21 settembre. Faceva caldo, sicuramente faceva caldo. Senti, allora, come analizzi, insomma, la tua prestazione? Ti hanno votato in tanti, mi sembra. Insomma, come analizzi il voto nei tuoi confronti? Guarda, considerato che la mia candidatura era una candidatura che non era di partito, tu sai, io ero candidato in una lista civica, che è Campana Libera, che faceva capo, insomma, un poco a De Luca, cioè, però tieni conto che tutti i voti di partito, io non ho avuto un voto di partito, che erano tutti quanti già, come dire, incanalati, impegnati, perché c'erano già personale di partito uscendo, insomma. Quindi chiaramente io ho preso soltanto voti, si può dire, personali. Quindi, e questa è la cosa che mi gratifica,
e mi rende, come dire, orgoglioso di questo risultato, perché alla fine non ho avuto un voto che sia stato un partito politico, perché tutti quanti, ripeto, erano già indirizzati, è ovvio che era così, io ero cosciente nel momento in cui mi sono candidato, quindi ho fatto soltanto forza su quelle che erano le mie possibilità, diciamo, di conoscenza e di quello che sono riuscito a fare come organizzazione mia, perché tieni conto, io ho fatto tutto di mio, non c'è nulla che mi può essere stato, come dire, dato da altri. Quindi questa è una cosa tengo a dire proprio che mi rende orgoglioso e contento, perché è stato un risultato molto soddisfacente, visto che tieni conto c'era un candidato ogni paese, insomma, Gianni, alla fine, quindi abbiamo avuto candidature dappertutto. Non era semplice, come dire, entrare in determinate situazioni per raccogliere le preferenze. E tieni conto che nelle elezioni ci mette la preferenza, là bisogna scrivere la preferenza, non è come altre elezioni così, che si mette il partito e va avanti. Invece quelle regionali diventano veramente un impegno serio, quindi dire, quello che tutti i risultati che arrivate è stato semplicemente perché dato alla persona. Questa è la cosa, ripeto, mi rende orgoglioso e mi soddisfa per quello che è stato davvero. E quindi poi, come vedi, poi i risultati poi vengono anche dopo. Vuol dire che pure altre persone hanno considerato questo mio, come dire, non sacrificio, questo mio lavoro che ho svolto in questa campagna, e quindi, come vedi, i frutti cominciano ad arrivare con le varie cose che andremo a fare poi in futuro. Ecco, Quindi, diciamo che ne basta la pena in qualche modo, sicuramente. era anche un modo per pesare la tua forza, diciamo così, in virtù delle prossime elezioni amministrative? Ma diciamo, no, io non l'ho fatto per quello, francamente no, mi si è data questa opportunità perché erano da mesi che si parlava di questa mia candidatura e chiaramente io ho accettato, perché pur essendo, ripeto, cosciente che il partito non mi poteva dare nulla, e così era, ripeto, tutti i vari sindaci, i vari amministratori locali, nessuno mi ha potuto dare una mano, pur essendo amici, pur essendo, come dire, in rapporto personale, però capisco che io li giustifico, li devo giustificare perché è così che funziona la politica, non è che oggi è la prima volta che faccio la politica, quindi uno si arrabbia perché un tizio non l'ha votato. No, io giustifico tutti quanti coloro, insomma, non hanno potuto fare altrimenti, e quindi per me va bene così. Quindi, no, per il comune, diciamo che ho avuto indirettamente una soddisfazione anche comunale, perché io ho vinto in varie sezioni, tenuto conto che c'era un altro candidato a Castellabate, che è il sindaco uscente, il sindaco Spinelli, che era già organizzato come sindaco, quindi come organizzazione propria, con la maggioranza alle spalle che l'ha portato, l'ha votato. Quindi avere questo risultato per me è stato più che soddisfacente. In diverse sezioni ho vinto come risultato, quindi non è cosa da poco, sinceramente. C'è da solo combattere, a parte qualche amico intorno, chiaramente della minoranza, insomma, che mi hanno dato una mano, però eravamo contro un'organizzazione ben più grossa rispetto a quello che potrebbe essere la mia organizzazione, diciamo così, personale, insomma. E questa cosa, ripeto, mi ha fatto molto piacere, quindi mi soddisfa parecchio, sinceramente. Quindi sono contento per come è andata. Bene, invece torniamo all'attualità e quindi purtroppo all'emergenza Covid, Marco, che ci Purtroppo. sta cambiando un po' tutti, sta cambiando anche il modo di fare politica, di fare televisione, di fare proprio socializzazione. Ecco, tu come la stai vivendo? E poi insomma, ti farò un'altra domanda per quanto riguarda la gestione amministrativa dell'emergenza. Sì, sicuramente il Covid sta cambiando la vita un po' di tutti noi, chiaramente, perché c'è una grande preoccupazione. Perché sotto gli occhi di tutti ormai quello che sta accadendo a livello sanità, perché la sanità non ce la fa, ci sono migliaia e migliaia di persone che hanno difficoltà, tutto questo ci fa stare male dal punto di vista proprio di quello che è il pensiero di tutti quanti noi, chiaramente, questa è la cosa che preoccupa. Io diciamo che la sto vivendo col lavoro che faccio, io faccio il libero professionista, quindi sono, come dire, costretto comunque a girare, a vedere situazioni, a stare in giro. Ovviamente cerco di stare quanto più possibile senza vedere persone, però il lavoro che ho, insomma, mi costringe, insomma, in qualche modo anche a muovermi. Ovviamente cominciamo, come dire, a sfruttare la tecnologia, come dicevo, vedi, Skype, teleconferenze, videoconferenze. Ieri sera abbiamo fatto un GDA, diciamo, in videoconferenze. E sono cose che dovremmo adattarci, dobbiamo adattare sicuramente.
E per quanto riguarda l'emergenza, sì, la cosa, diciamo, vanno ripensate una serie di cose, caro Gianni, vedi, vanno ripensate tutti i protocolli di vita, diciamo così, i protocolli di ognuno di noi, delle attività commerciali, artigianali, degli studi professionali, cioè tutte le attività devono purtroppo rivedere quella che era le vecchie abitudini vanno purtroppo riviste. E chiaramente c'è da investire, c'è da fare una serie di modifiche a quelle che sono le strutture. E mo ci vuole, torniamo al discorso turismo ricettivo. Gli alberghi, le strutture, le attività ricettive, le casse ricettive dovranno per forza di cose adeguare le loro strutture, perché non è più pensabile che possa andare tutto come una volta. Quindi gli spazi saranno diversi, ci sarà bisogno di progettazione che vada in questa direzione, e lì subentra il discorso che dicevamo prima. Nel distretto, quindi zona a burocrazia zero, tempi certi, e questa è una grande occasione, manca a farla apposta, con la difficoltà che il Covid ci porta, il distretto può essere di grande supporto a queste problematiche. Quindi è un discorso che si connette, diciamo così, in qualche modo, quindi distretto e problematiche Covid. Quindi, e su questo io sto lavorando veramente in maniera molto celere, proprio perché voglio cominciare a dare risultati sul territorio in maniera tangibile, in maniera concreta, sinceramente. Marco, volevo chiederti invece per quanto riguarda la gestione della cosa pubblica a Castellabate, quindi un tuo voto sull'amministrazione comunale gestita per 4 anni da Costabile Spinelli e di quella attuale che la facente funzioni Luisa Maiuri sta portando avanti. Guarda, mi fa una domanda che tu sai, io faccio politica di opposizione, quindi non vorrei, come dire, che sembrasse una critica a ciò che non è stato fatto, però francamente una serie di cose io le avrei fatte diversamente e quantomeno ci avrei investito diversamente. Non mi sarei limitato semplicemente alla gestione così di poco conto del territorio, nel senso che la semplice manutenzione, la semplice, come dire, insomma, il semplice lavoro così che non porta benefici. Io avrei puntato molto su quelle che sono le infrastrutture di grosso respiro, chiaramente, quindi non abbiamo non so, un'opportunità turistica di un certo tipo, dobbiamo pensare ad allargare l'opportunità, perché un paese di mare non può prescindere da un'opportunità, diciamo, adeguata. Noi abbiamo San Marco che è ingolfato, San Marco non può essere, come dire, all'altezza di quella che è l'esigenza continua, diciamo, che il mare, le richieste vengono da mare. Poi penso a un cineteatro che non abbiamo ancora avuto. In 10 anni di amministrazione Spinelli non abbiamo avuto un cineteatro che potesse raccogliere, come dire, le varie associazioni del territorio per fare attività culturale, ma anche pensare a un discorso di congressistica, convegnistica che si poteva, come dire, sviluppare all'interno di queste strutture, diciamo, di grosso respiro. Noi purtroppo siamo carenti in questo siamo, quindi l'amministrazione non ha pensato a investire concretamente in queste cose. Abbiamo, tu sai, Castelsandra che è rimasto da anni, è rimasto così, sta cadendo a pezzi, voglio dire, quindi non c'è stata veramente una volontà ferma, come dire, a recuperare Castelsanta, che era un bene della comunità, un bene ormai che ci è stato dato dal Ministero delle Finanze da quasi 20 anni, insomma, che il Ministero ci ha donato questa struttura. E il Comune a tutt'oggi, ripeto, non è riuscito in 10 anni, questa amministrazione, quindi non è riuscita a portare avanti questa cosa. Quindi potrei dire tante altre cose, voglio dire. C'è molto da fare, sinceramente c'è molto da fare, le sfide sono tante e sono impegnative, però se non si ci mette e si prende una strada in un certo modo, chiaramente rimarremo ancora negli anni, insomma, a dire le stesse cose probabilmente. E qui su questa cosa, noi, ripeto, non vuole essere una critica, ma diciamo, consentimi che è una semplice constatazione da cittadino, non voglio dire da politico, ma da cittadino io devo dire che oggi non ho un cineteatro, non ho un'opportunità turistica adeguata. Santa Maria purtroppo soffre, ripeto, dal mare, non riusciamo ad avere attracchi dal mare, ci sono barche importanti che arrivano davanti di Santa Maria, davanti di San Marco, vanno via, a differenza di altri comuni vicinori che con i porti turistici hanno fatto la loro fortuna, se vogliamo, quindi vedi Aceroli, vedi Agropoli stessa, vedi i vari comuni costieri. Noi da che eravamo uno tra i primi porti della costa cilentana, non possiamo più permetterci di rimanere indietro su queste grosse scommesse. E poi chiaramente parliamo di altre strutture, viabilità. Noi sono 10 anni che questa amministrazione non è stata in grado di fare un PUC,
oggi, tu sai, un piano progresso comunale è la cosa, diciamo, che viene prima di tutto per una giusta e corretta pianificazione, che poi ti consente di fare anche queste infrastrutture. E a maggior ragione va fatta una pianificazione prima, approvata concordemente con il territorio, con le associazioni e tutti gli attori, diciamo, che devono partecipare a questa cosa. E da lì partiamo. Oggi noi abbiamo un PUC che è del 90-92, redatto addirittura nell'84-85. Allora non possiamo immaginare più di queste cose. Gli altri comuni corrono, noi su queste cose siamo rimasti indietro. E questo, ripeto, me ne duro, ma non pensare che sia una critica, è una constatazione, ripeto, lo dico come cittadino, però, non tanto come politico, ma come cittadino. E noi su queste cose, queste sfide qua, io sono pronto a dire andiamo avanti con la squadra giusta, ci mettiamo intorno e investiamo su queste cose perché bisogna andare veloce. Oggi non abbiamo più gli alibi, la cosa la faremo domani. No, oggi il tempo è tiranno su queste cose, quindi bisogna avere una velocità estrema, altrimenti rimani dietro, altrimenti gli altri corrono, vedi gli altri che corrono e tu rimani dietro. E non va bene, questa cosa, ripeto, è un po' il rammarico che oggi mi prende, quindi lo dico con grande rammarico, sinceramente. Bene, per terminare voglio ancora una volta spingere l'attenzione, diciamo così, sulle prossime elezioni. A mio modo di vedere sarà diciamo una corsa politica molto intensa e all'ultimo voto. Tu invece come la vedi? Come si prospetta? Naturalmente. Qualcuno potrebbe pensare, ma adesso c'è l'emergenza, insomma, questi parlano di politica, però bisogna pur parlarne, pure perché il territorio l'anno prossimo dovrà essere comunque gestito da un nuovo sindaco. E quindi volevo capire da parte tua quali sono le previsioni, al di là del fatto che avete una squadra e si deciderà poi la candidatura a sindaco. No, per quanto mi riguarda, l'ho detto, io parto da quella che è la squadra uscente, che noi attualmente siamo gruppo di minoranza, e da lì noi dobbiamo allargare, ripeto, a quelle che sono le giuste professionalità e competenze che vorranno farne parte. Quindi io non ti nascondo che sto avendo dei contatti già con persone che si avvicinano, mi contattano, che vogliono, si mettono a disposizione del territorio, e questa è la cosa che mi gratifica molto, perché noi da questo qui dobbiamo partire, dobbiamo, come dire, contattare le persone che vogliono dare un giusto contributo alla cosa pubblica. Tu sai, oggi la politica innanzitutto deve essere passione, deve essere messa a disposizione della gente, del territorio, lasciare le proprie cose e fare veramente il bene di tutti quanti. Quindi, e questa è una passione che a me, io sono anni che faccio politica, anche se purtroppo devo dire, è una vita che faccio opposizione. Io ho fatto, forse sono 15 anni che faccio opposizione. E credo che sia arrivato anche il momento per mettere a disposizione adesso del mio territorio quella che è la giusta esperienza che mi sono creato in questi anni. Perché io tutto sommato ho fatto appena 3 anni l'amministratore veramente come vice sindaco e assessore. Tu ricordi bene, dal 2001 al 2004. Dal 2004, caro Gianni, ad oggi io sono stato in opposizione. Quindi non ho Scusami potuto dare forse quello che era il giusto contributo che forse avrei potuto. scusami, ricordiamo anche chi era il sindaco. Perdonami per la mia ignoranza, purtroppo Io ho fatto il vice all'epoca. sindaco, ho avuto il piacere di fare il vice con Maurana, il professor Maurana, col quale abbiamo fatto veramente belle cose. I primi 3 anni abbiamo fatto cose importanti, io ricordo dal primo piano spiaggia in Regione Campania, dal piano commerciale, abbiamo fatto una serie di iniziative importanti che ancora oggi il territorio ne beneficia, se vogliamo. Cioè, tu immagini, il piano spiaggia è stato da me ideato nel 2001 ed è stato approvato dopo un anno, 2 anni. Ancora oggi questo piano spiaggia è forse tra i pochi in Campania. E lei mi ricorda, la Regione Campania non era provvista nemmeno della legislazione in termini di piani spiaggia. Noi abbiamo del coraggio, con tutti i ricorsi che abbiamo avuto nel tempo, però abbiamo creato un indotto importantissimo. Abbiamo dato posti di lavoro, abbiamo creato 50, 60, 70 attività produttive che, ripeto, oggi ne fanno attività primarie per loro, per le famiglie, per i figli e per tutti quanti ci lavorano. E questa è una delle cose che io lo dico con orgoglio, che è nata quel periodo là. Poi abbiamo fatto il piano commerciale, che pure all'epoca avevamo grossi problemi,
abbiamo fatto una serie di cose, parcheggi, cioè in 3-4 anni abbiamo dato veramente dei grossi impulsi, diciamo, a quella che era l'attività economica, amministrativa del territorio. Poi per una serie di vicissitudini, ripeto, io sono andato in opposizione e a tutt'oggi sono in opposizione. Quindi, vuol dire, quindi non ho potuto dare forse quel mio giusto contributo che forse avrei potuto dare veramente. E quindi oggi la scommessa è questa, quindi le esperienze le abbiamo fatte, abbiamo un bagaglio, diciamo, che ci consente di poter dare una grossa mano, e quindi e questo, diciamo, è l'auspicio da parte mia, che riusciamo a creare una squadra importante, una squadra che abbia veramente le competenze, le esperienze, le novità, perché ci saranno sicuramente tanti giovani che faranno parte di questa nuova squadra, e dovremo chiaramente pensare ad amministrare un territorio che è favoloso, ma comunque con le sue complessità, con le sue particolarità che pure vanno gestite, vanno amministrate. Mo ci vuole. Il Covid ci sta insegnando che una buona amministrazione deve pensare anche ad eventuali cose, diciamo, non previste, non prevedibili. E questa è una di quelle cose. Quindi bisogna essere pronti ad affrontare i problemi e stare vicino ai propri cittadini affinché certe cose non vengano, quindi, vissute in una maniera deleteria, in una maniera che poi porta problemi un po' a tutti quanti. Questo è l'augurio che faccio all'attuale amministrazione, all'attuale facente funzione, che si deve veramente adoperare a far sì che la gente non esca con le ossa rotte in maniera veramente, insomma, grave, perché la cosa che questo problema del Covid noi ce lo porteremo avanti per anni, e dobbiamo già pensare ai prossimi investimenti futuri che vadano verso il sociale, che vadano verso le attività produttive, che vadano verso l'esenzione di taluni tributi. Quindi il comune si dovrà fare purtroppo carico, caro Gianni, di tributi che la gente non potrà più pagare. Tu sai, abbiamo avuto una battaglia su quello che era il problema dell'acqua che riguarda Consac, ma noi non è il problema Consac perché si chiama Consac, il problema per noi erano le tariffe che erano altissime, da 4 a 5 volte quintuplicate. È ovvio che una persona non può reggere certe pressioni, diciamo, economiche, fiscali che vengono poi dall'ente. Quindi noi su questo abbiamo fatto le battaglie e continueremo, ripeto, ad agire negli interessi della gente, dei cittadini. Questa è la cosa che non interessa molto, sinceramente. Certo, infine mi interessava capire però se ci dovesse essere la spaccatura tra di voi in minoranza, perché diciamoci la verità, tra te, Alessandro Lo Schiavo e Maurano, insomma, c'è una voglia e una volontà di candidarsi come primo cittadino. Come la vedi questa, diciamo così, scelta? Ma guarda, diciamo, è naturale che ognuno abbia un'aspirazione, questo fa parte dell'essere di ognuno di noi, questo è tutto normale. Io non, di questo non ne faccio un dramma, Gianni, vedi, non ne faccio per niente un dramma. Noi dobbiamo soltanto trovare il giusto equilibrio che ci vede ognuno nei ruoli che gli competono. Questa è la cosa sulla quale noi dobbiamo essere bravi, che siamo maturi a poter fare questi ragionamenti. Quindi, al di là di quello che possono dire persone intorno, eccetera, sono spaccati, sono divisi. Sono ragionamenti che vanno al di là, perché, insomma, non è quello che genera. Nel momento in cui noi dobbiamo ragionare concretamente per il bene del territorio, ognuno di noi ha una grande responsabilità e io me l'assumo tutta questa responsabilità di sedermi al tavolo, decidere sulle cose da fare in maniera seria, concreta, equilibrata, e sono certo che anche gli altri faranno la stessa cosa. Quindi non credo che, insomma, alla fine non dovremo, come dire, una quadra rispetto a quello che sarà la squadra. L'importante è che facciamo una bella squadra, una squadra che abbia veramente queste grandi capacità e voglia di fare, perché c'è, la squadra ce l'abbiamo, ci sta, e da lì dobbiamo partire. Si fa un discorso complessivo, esce il sindaco, in qualche modo troveremo il modo come far uscire, diciamo, il nome del sindaco, e la squadra potrà partire quanto prima possibile per questa nuova, diciamo, sfida che ci vedrà poi a maggio affrontare direttamente la campagna elettorale. Quindi noi vorremmo già partire da quanto prima possibile, sui programmi, sugli impegni, su quella che è l'attività, diciamo, del territorio. Io su questa cosa qua, ripeto, sono sicuramente convinto che, insomma, la cosa andrà a buon fine. Quindi su questo sono d'accordo, sono tranquillo. Bene Marco, ti ringrazio dunque per essere stato con noi. Mi auguro di vederti presto, insomma, non solo per commentare
il lavoro da presidente del distretto turistico Cilento-Blu, ma anche per parlare e capire, insomma, quale sarà la direzione politica che, come visione generale, insomma, Castellabate mostrerà attraverso i nostri canali. Grazie, Grazie Marco. a tutti i telespettatori, grazie veramente per l'invito. Io sono a disposizione, Gianni. Qualsiasi cosa mi puoi contattare quando vuoi. Va bene? Bene, grazie e ci Grazie. sentiremo prossimamente con l'informazione dedicata a Castellabate.